una staffetta. Hai visto? Siamo abituati a fare o maratone o staffette. Esatto, è bello così. Anche tu, perché tu stai portando a termine un grandissimo lavoro che presto su Rai 1 finalmente porterà ancora la musica di qualità nelle nostre case. Beh, guarda, abbiamo preso in prestito una canzone di Ivano Fossati che si intitola La musica che gira intorno, e su questo titolo abbiamo proprio strutturato un programma che parli proprio di musica, di canzoni, di parole, perché ci saranno anche dei monologhi legati alle canzoni. Insomma, abbiamo cercato di fare un programma che parlasse di musica perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di riprendere e dividere sul il palco con dei musicisti a cantare di nuovo. Per noi sarà una grande emozione, perché è un anno che siamo fermi, è da febbraio che siamo fermi. Quanto manca il palco, quanto tanto manca il rapporto col pubblico? Guarda, ti devo dire la verità, certe volte questa disgrazia che ci è capitata ci ha fatto anche molto riflettere, che a volte diamo per scontate le cose che facciamo e invece non dovremmo, perché il mio lavoro era quello di salire sui palchi, davo per scontato di poterlo fare e di decidere quando andare, vedere, insomma, cantare. Il momento in cui me l'hanno tolto mi sono proprio resa conto che mi stavano tagliando un pezzo di vita. Cioè, io sono nata sui palcoscenici, il palcoscenico è casa mia, cioè il palco, il teatro è la mia casa, io lì mi sento come un pesce che nuota nelle acque che conosce. Toglierci questa possibilità, al di là poi di tutto quello che ne consegue, le maestranze che non lavorano e tutto questo che sta diventando veramente drammatico, ma proprio il fatto di non poter fare quello che hai sempre fatto. Ecco, e questo forse è un motivo di riflessione. Fiorella, tu però non hai mai voluto che il pubblico sentisse la tua mancanza, hai sfruttato appieno tutte le tecnologie per farti sentire, per dire la tua, ci hai abituato a questo ed è bellissimo, per cui non posso venire al tuo concerto e poi ti ridirò dei concerti, sono venuta con mia madre sotto il palco a urlare, a cantare insieme a te, però possiamo sentirti attraverso i video e attraverso i social, ti sei messa in gioco anche per raccontarci tutti quegli aspetti di te assolutamente inediti e che non penseremmo. Guarda, questa è un'altra cosa che ho scoperto con questa chiusura forzata. Cioè, sono sempre stata molto gelosa della mia vita privata. Sì. E ho sempre tenuto ben separate il lavoro e la vita privata. Di me si sa poco, poco o nulla. Per scelta, per pudore, no? Per riservatezza. Ma con questa pandemia e con questo isolamento forzato nella casa mi sono ritrovata ad aprire la porta di casa mia. Cioè, e della tua cucina, cara. Nella mia della cucina, tua cucina, della mia casa, delle mie fotografie, dei miei libri, ho letto storie di Galeano, ho fatto entrare proprio le persone dentro casa e l'ho fatto in una maniera talmente naturale che mi sembrava come se l'avessi sempre fatto. E abbiamo fatto anche una cosa divertente con Tosca. Davvero? Sì, ogni venerdì noi facevamo una serie, sì, che, così parafrasando MasterChef, noi siccome non sappiamo cucinare, abbiamo fatto una serie che si chiamava Master Schif. Che puoi rivedere sui nostri schermi. Ah, l'avete presa? Oggi cuciniamo il tiramisù. Come si comincia? Le uova? Io ce lo metto tutto l'uovo. Come tutto? Sono rosso? Certo, devo levare la chiara. Okay. Mettecelo tutto con tutta la buccia come intero. Io ci avrei un eccesso di zucchero. Non so però come si usa. Io ho mandato 3 cucchiai di zucchero. Tu come si monta sta chiara, mo dite? Si mette la chiara senza zucchero, si monta, si mette la chiara e pa 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 pa, comincia a sbattere. No, non mi funziona più il fregno qua. Eccetera! Eccetera, eccetera, eccetera. Come si chiama, cos'è che usano i pasticceri?
Ah, oddio, non lo so come cacciapotte, saccapotte, non lo so come si chiamano, ancora non l'ho capito. Io pretendevo di schiacciare con questa roba qui la pasta di zucchero, ma quando sono andata a comprarla, quello mi ha detto, signore, ma cosa vuole, schia la panna? Dico, no, la pasta quella di zucchero. Cioè, signora, ma quella è troppo dura, non ce la... Insomma, vabbè, un disastro, ti posso dire un disastro. Cosa ci fai ora con tutta quella pasta di zucchero? No, niente, l'ho regalata un po' alle figlie dei miei amici che hanno a casa, anche perché ne abbiamo comprati dei panetti enormi. Non sapevo che ce ne volesse, io l'ho comprata senza sapere neanche come si usava. Vabbè, queste insomma. Cose io le so perché me le ha raccontate lei. Chi lei? Ciao Fiore. Oddio. Allora, io e Fiore ci conosciamo da tanto tempo, sono fiera della nostra amicizia, soprattutto molti pensano che siamo due donne molto pesanti, in realtà ci accomuna una grandissima ironia, soprattutto il nostro essere tragicomiche, ci facciamo delle risate incredibili. Per esempio, in pandemia abbiamo cercato di trovare il bello anche in questo periodo, come fare? Io non so cucinare. E allora lei e altre amiche mi hanno messa in mezzo e quindi abbiamo creato questo Master Skiff, che è questo modo per insegnare a cucinare a me, in realtà è per stare insieme agli altri e giocare con qualcosa che io so fare malissimo, lei sa fare meglio di me, ma non pure lei non è che sia sta cuoca pazzesca. Fiore, un grande bacio e salutami tanto quella che è seduta vicino a te, che noi sicuramente finiamo a cucinare in televisione, ma quella ci ruba il lavoro cantando. Sentimi tanto. Certo, hai capito, qui c'è un'insidia, no, comunque guarda, non sai quanto ci siamo divertiti, come si divertiva la gente, non sai le risate che si facevano noi che stavamo in cucina a pasticciare, abbiamo fatto gnocchi improbabili, tagliatelle improbabili, insomma, qualcosa era venuto buono però, Sì, sì, ma sì, qualcosa, a casa tua o a casa sua? Ma di tutte e due, lei ha imparato a fare i muffin e fa dose industriale adesso di muffin, ne fa talmente tanti che poi li regala al portiere perché non sa più a chi darli. Non lo sapevo. Insomma, vabbè, però è stata un'esperienza che abbiamo ripetuto anche recentemente. Comunque sì, è stata anche veramente... per raccogliere fondi, sì, a sostegno delle persone. Abbiamo raccolto fondi per un banco alimentare sotto le feste di Natale. Insomma, abbiamo così usato l'utile e il dilettevole. Un'altra cosa che magari vi è sfuggita, ma che lei stessa ha dichiarato in una bellissima intervista di recente, è che si è fatta male al pollice a forza di giocare ai videogiochi. Ma te che te la racconta? Io studio, io leggo, io studio, io ascolto. Chi è che ti racconta? E poi l'overboard in casa è una figata, Ma guarda, io sono un po' pazzerellona, nel senso che mi rendo conto dell'età che ho. Io gioco ancora come se nella testa avessi 15 anni. Mio nipote aveva l'overboard a casa di mia sorella, che è una casa grande, e stava lì che giocava, ho detto, scusa, mi fai provare? Ci sono salita e piano piano ho visto che riuscivo. Ah, abbiamo cominciato a girare dentro sta casa con sto overboard e alla fine me l'hanno regalato. Dice, vabbè, te lo regalo. E l'ho portato a casa. L'ho portato a casa e stavo tutto il giorno sull'overboard. Apparecchiavo la tavola, andavo di qua, di là, tutto il giorno a girare per casa con l'overboard. Per cui mi diverto e mi piace giocare, gioco anche alla PlayStation, e questo fatto che tu hai detto che me l'ho fatto male al pollice, io questa cosa non la racconto a nessuno e non so chi cavolo te l'ha raccontata. Ma l'hai dichiarata tu? L'ho detto io? Sì, in un'intervista, io donna, l'ho letto. È lui che te l'ha raccontata? No, è uscita. L'ho uscita. Detto io? L'hai detto tu. Ma so pure, vabbè, che sono rimbambita. Insomma, giocavo alla PlayStation e c'era un gioco di skateboard, sì, sulla neve, come si chiama? Snowboard. Dovevi fare delle evoluzioni in questo canalone, più salivi in alto e facevi delle evoluzioni e più ti dava la possibilità di arrivare in vetta, però per fare queste evoluzioni dovevi usare i pollici in maniera veloce, per il joystick, per cui io sentivo un leggero dolore qua. E ho detto, bah, niente. Ho continuato a giocare, la mattina mi sono svegliata, avevo un pollice così. Sono andata dal medico, ma non gli ho detto che me l'ero fatto per giocare, mi vergognavo, perché ho detto che ero caduta dalle scale e il pollice si era così storto sul gradino. Poi, siccome non so mentire, prima di uscire gli ho detto, si figuri, dottore, che l'ho anche usato per giocare alla PlayStation. Quello mi ha detto, lei se l'è fatto giocare alla PlayStation? Io, no!
No, no, sono caduta. Alla fine ci siamo fatti una grandissima risata e purtroppo ho portato un tutore per 15 giorni. Ecco, vabbè, adesso anche qua ho spiattellato. Cucina, gioca con alla i videogiochi, presto. Sull'overboard, vi consegna il caffè e poi intrattenitrice, presentatrice, la rivediamo in un momento bellissimo con una sua collega, Loredana Bertè, in un programma che ha fatto per Rai 1 nel 2017. Sì. Mi sono cambiata perché volevo presentarvi una grandissima cantante, una mia carissima amica. Andiamo, andiamo. E una... Oh, sono dei cozzi questi. Mettilo là, mettilo là. Oddio, Loredana. Giralo, giralo. Che stai facendo? Allora. Ma io ti volevo presentare. Intanto. Come... Che ti sei portata? Che ti sei portata? Ho portato qualcosa di che hai portato? Gotico. Ma per me? Per te, perché sei un po'... Ma tu c'hai gli specchi di legno a casa. Ma perché? Come sto? Vestita male? No, no, oddio, non c'entri ricomincia. Niente, guarda. Ma pure i tacchi allora, mi sono messa stasera. Allora, intanto mi sono portata cerchietti. No, i cerchietti fammi vedere no. Qua. Sì, sì, oh, sì. No, Dori. Uno lo metti te. A chi? Perché lui? Anche l'orchestra è un po' morticina. Oddio, che però serata. Anche si guarda nello specchio e da tempo non si vede più. A chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato solo e va sempre più giù. Loredana. Loredana è una grande artista, io la stimo incondizionatamente. Quella roba che avete visto in realtà non era così tanto costruita, perché lei mi prende sempre in giro, mi ha preso in giro per anni perché io portavo le scarpe basse, come vedi anche adesso, e dice basta con quelle pianelle, per cui quello che si è portato in quel baule era roba sua, non era roba di sartoria. Per cui ha portato veramente la roba sua. Per vestirti. Per vestire me, per cui era un gioco, ma era un gioco che era un gioco di realtà in realtà. Tutta quella roba lì. Poi vedessi come la rivoleva. Dov'è il cerchietto mio? Chi mi ha fregato il cerchietto? E allora abbiamo dovuto sospendere perché lei doveva cercare tutta la sua roba e rimettersela tutta nel baule e portarsela via. Per cui è stato un momento veramente esilarante, proprio veramente ci siamo tanto divertiti. Un momento emozionante invece sta per andare in onda adesso, perché rivediamo quando sul palco dei Set Awards hai cantato insieme ad Achille Lauro, che tra l'altro sarà protagonista presto a Sanremo, se la vi. Tradiscimi, poi dimmi è finita, zittiscimi. Amore mio, lo so, sa che sapessi già profondi vuoti e poi so come finirà. Capisci? So che puoi farlo, finiscimi. Aspetto la fine, tradiscimi. Poi dimmi è finita, zittiscimi. Molto bello, mi piace questa cosa che c'è una contaminazione continua, perché tu non hai paura di niente, no? Prendi e dai alle nuove generazioni. Io sono molto curiosa, questo poi non vuol dire scimmiottare le nuove generazioni e fare quello che fanno loro. A volte li capisco, a volte non li capisco, cioè non... però quando mi chiamano, per me è un momento d'orgoglio, perché siamo così distanti eppure... abbiamo cantato insieme, eppure i nostri mondi, per quanto distanti, si sono incontrati. Ecco, questo è il miracolo della musica. Tutto può succedere nella musica, qualsiasi cosa. Ascolta, Fiore, l'anno scorso eravamo insieme alla Casa delle Donne perché... Sì. Cerchiamo
ognuno nel suo campo, ognuno come può, di sostenere la causa più importante. Sì. Libera Puoi è un'iniziativa del Ministero delle Pari Opportunità che ricorda alle donne che libera veramente possono essere ogni giorno nella loro vita e che la casa non è una prigione. Tu, insieme a tanti altri artisti, avete realizzato questo bellissimo video che voglio riproporre. Sì. In Italia ogni 3 giorni viene uccisa una donna. Hai la possibilità di dire no a tutto questo. Dobbiamo stare a casa. Ma se la casa per voi e per i vostri figli è solo un luogo di violenza e paura, potete chiedere aiuto. Le case rifugio e i centri antiviolenza sono aperti. Alza il telefono e chiama il 1522. Oppure scarica l'app per chattare con un'operatrice. La porta per uscire dalla violenza si può sempre aprire. Libera Puoi. Il 1522 è sempre aperto, cioè 24 ore su 24, e la ministra mi ha detto che in tempi di lockdown si sono triplicate le chiamate, per cui questo vuol dire che quando siamo stati chiusi in casa per alcuni, in alcune situazioni è stata una terribile realtà, una terribile esperienza, sì, per cui si può anche chattare, ci tengo a dirlo ancora perché a volte non si può neanche telefonare, bisogna farlo di nascosto, ma il numero verde è sempre attivo e si può anche, c'è anche una chat dove poter eventualmente fare di nascosto, chiamare aiuto di nascosto. Anche perché è bello così, la nostra vita può cambiare quando trovi il coraggio di fare quello che ti sembra impossibile. E tu, in una tua canzone manifesto, ci ricordi che si può cambiare, no? Come si cambia per non morire, Fiorella? Sì, beh, certo, io penso che cresciamo, cambiamo, i nostri principi, quelli solidi, rimangono sempre fermi, ma la vita, per carità, guai se non fosse cambiamento. Noi siamo il frutto del cambiamento che abbiamo fatto, con le esperienze che abbiamo fatto durante il corso della vita. Puoi cambiare e avere anche l'umiltà di cambiare anche opinione, perché a volte noi ci arrocchiamo nell'opinione che abbiamo e non ascoltiamo gli altri. Invece ascoltare gli altri è anche una forma di umiltà quando dici: ma ero sbagliata, avevi ragione tu. Ecco, io penso che questo sia fondamentale per la nostra crescita. Come si cambia per non... Raccontaci tu come si cambia per non... Come si cambia per... Siamo già andati lì? Come si cambia per... Si cambia per amore? Certo che si come cambia. Come si cambia per amore? Si cambia tanto. Può succedere di cambiare. A volte l'amore è una malattia che non ti fa vedere, non ti quello che Pennac la chiamava il vaiolo rosa. Esatto, per cui in quel momento sei malato. Sì. Cioè, sei malato perché non vedi quello che dovresti vedere o non senti, sei lì sospeso nell'aria. Per cui si deve cambiare. Si può cambiare, si può fortificare, si può fare in modo che qualcun altro non ti faccia più del male. Sì, ancora una per favore. Come si cambia Fiorella per non soffrire? Beh, è come dicevo prima, ci si forma, no? Man mano che cresci, le esperienze negative che hai avuto ti fortificano, magari ti gettano a terra, ma poi trovi la forza di rialzarti. E ogni volta che ti rialzi fai una, no, una specie di protezione. Per cui l'età serve anche a questo, a creare questa sorta di protezione, imparare dagli errori fatti. Bisogna sempre però avere la forza di reagire sempre. Non permettere mai a nessuno di farti così tanto male da non riuscire più a reagire. Dobbiamo sempre reagire, rialzarci, sempre. Lo so che cala il silenzio perché è un momento importante, lo so anch'io che è un momento importante, perché sta per arrivare un filmato dove finalmente noi vediamo un parte del backstage di questo nuovo show che porti su Rai 1, che ricordiamo le date della messa in onda. Il 15 di gennaio. Insieme a tantissimi altri artisti, tra poco ve li diremo nome per nome, ma guardate quanto è bella Fiorella quando si prepara per il trucco. Sistemano le luci. Che emozione si prova quando si ha la responsabilità anche di parlare a nome di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo? Beh, già una responsabilità enorme
e fare la televisione. Ecco, è una cosa che io ho imparato da poco, avevo fatto solo un'esperienza, quella di 1, 2, 3 Fiorella, di cui abbiamo visto qualche spezzone prima. Per cui è una cosa che non avevo mai fatto e mi dava una grande responsabilità. Responsabilità anche quando inviti i colleghi, cercare di farli stare a proprio agio, metterli nella condizione di essere tranquilli, per cui con i musicisti migliori, con i fonici migliori, con tutto quello che può essere messo a disposizione. Ed è come ricevere a casa propria degli ospiti. Per cui non puoi stare nel camerino e aspettare il tuo turno, no? Devi giustamente fare la padrona di casa. Per cui è una responsabilità enorme. E in questo caso sono venuta a trovarmi tanti amici, tanti colleghi. La lista è lunga perché ci saranno Claudio Baglioni, Alessandro Siani, De Gregori e Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, ma sono tanti, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D'Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e ultimo, ma non ultimo, Luciano Ligabue. Per cui questi saranno tutti gli amici che sono venuti a trovarmi. Pensa che spettacolo! Sarà un grandissimo concerto, finalmente. Lo sarà. Almeno io lo spero, spero che lo sia. Fiorella, non vedo l'ora di vederlo in onda e, grazie. E spero di rivederti presto. Grazie, verrò a trovarti presto, grazie. Approfitto per salutare Vincenzo Mollica, che non so se ci sta ancora grande guardando. Vincenzo. Ma Vincenzo, ti do un bacio grande, grande, con tutto il mio cuore. Fiorella Cannoia! Vengo in overboard a trovarti a casa. Ci sai andare? Certo. Anche io tu? Sono mazza come te. Fantastico, allora ci dobbiamo incontrare, per forza, per forza. Ciao, ciao.